Cari amici del canale dei Robotti del Giornalista, benvenuti a questo nuovo video delle pillole del giornalista, delle piccole pillole che vi accompagneranno, ci accompagneranno nel corso dell'estate per tenerci compagnia, anche se con dei video più brevi e veloci rispetto al solito, per lasciare a voi e un po' anche a me il tempo di passare delle meravigliose, quanto meritatissime vacanze. Bene. Questa Andiamo. settimana continuiamo a parlare della serie Kikan Tyson di Bandai, cioè una serie di piccole astronavi che sono nate circa 3 anni fa e che annoverano nella loro line-up circa 4 uscite, e poi non sappiamo se Bandai abbia intenzione di continuare, di proseguire questa linea o se l'abbia abbandonata in maniera definitiva. La scorsa settimana abbiamo visto la celebre corazzata spaziale Yamato e questa settimana vediamo la corazzata spaziale Andromeda, orgoglio della Federazione Stellare. Perché è considerata l'astronave più potente, più l'astronave da combattimento più potente di tutta la flotta stellare. È più grande, è più imponente, è più massiccia della più filante Yamato ed è considerata un piccolo capolavoro a livello di mecha design, di design. Perché, tra l'altro, io vi consiglio assolutamente di acquistare questa Andromeda, perché la controparte più grande della serie Soul of Chogokin ha raggiunto ormai dei livelli, delle quotazioni assolutamente impossibili. E quindi, se volete avere una testimonianza di questa corazzata Andromeda nella vostra collezione, questa Kikan Tyson potrebbe essere un'ottima soluzione. Vedete che questa astronave è dotata di una speciale basetta, esattamente come la Yamato, che è composta da due specchi dall'inclinazione variabile. Il perché di questi due specchi è un grosso plusvalore all'intera figura. Perché? Perché vi permette di vedere i lati nascosti dell'astronave specchiati nelle due superfici, e questo dà un senso di profondità, diventa una sorta di piccolo trompe-l'œil del diorama che si va a configurare. Vedete, per esempio, nello specchio sottostante voi potete vedere la parte inferiore dell'astronave anche se è esposta, inclinata verso l'alto. Ecco, questo è una splendida idea di Bandai che secondo me vale tutta la spesa piccola necessaria per acquistare questa astronave. Ve la mostro anche in altre sue angolazioni. Vedete come la sua linea risulti molto molto diversa da quella della corazzata spaziale Yamato e assomigli molto di più, naturalmente, ad un'astronave che non a una vera corazzata, una vera nave che tradisce le origini della corazzata spaziale Yamato, che fu una reale nave della Seconda Guerra Mondiale, una reale corazzata della Seconda Guerra Mondiale giapponese. Bene, questo invece è un prodotto di totale e assoluta fantasia, e questo è ben raccontato dalle sue linee. Vedete questi esagoni che rappresentano il muso della nave, potentissima, potentissima, questo senso di potenza, di pesantezza, di maestosità che è dato da queste linee che sono tutt'altro che filanti rispetto a quelle più leggere della Yamato. Vedete anche la coda con questi non solo il motore centrale, ma anche questi quattro motori laterali rossi, e vedete le batterie di cannoni davanti e dietro che sono totalmente orientabili sia in inclinazione che in alzata. Bene, cos'altro c'è da dire su questa astronave? Questa astronave rappresenta la seconda uscita della serie Kikan Tyson, e precede due piccoli, più piccoli caccia, che sinceramente poche persone hanno acquistato, sempre della saga della
corazzata spaziale Yamato, e un'ultima uscita che non si sa se rappresenti il canto del cigno di questa serie o se verrà mai continuata, che è la White Base, cioè la base bianca di Gundam. E questa White Base è l'unico modello della serie Kikantaisen a essere dotato di un'illuminazione a LED, ma prima o poi ne parleremo insieme. Bene, con tutto questo io direi che abbiamo finito. È un'astronave che vale la pena di avere in collezione, e questo modello, che è lungo circa 20 centimetri, è un perfetto complemento per la vostra collezione, ma è anche un oggetto che potreste portare tranquillamente in vacanza con voi per avere un piccolo oggetto transizionale da posizionare sul vostro comodino per rafforzare la vostra figura di disagiato nei confronti della vostra compagna. Con questo è tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video, una nuova pillola estiva del giornalista. Un abbraccio a tutti!